Zingaretti con 89.918 grazie. Voti pari al 47,38. Grazie. Vorrei parlare a voi e vorrei parlare agli italiani e agli italiani che ci ascoltano in questo momento e vorrei indicare al nostro paese una via possibile per tornare a vincere, salvare l'Italia, salvare l'Europa e rimettere il paese che amiamo sui giusti binari. L'obiettivo del Congresso è innanzitutto questo. Grazie dunque alle scritte, agli iscritti che in queste settimane hanno animato con passione i congressi dei circoli. La sconfitta del 4 marzo è stata una sconfitta drammatica, storica, nostra e di un intero campo di forze culturali, sociali, politiche che è stato spazzato via dal voto degli italiani. Grazie dunque a chi si è appassionato in questo congresso, perché non era affatto scontato, anzi. Da quel giorno abbiamo vissuto il tempo più buio della nostra storia. Dopo la sconfitta siamo stati assediati, aggrediti da una spinta culturale e politica di chi ha tentato di annullare e liquidare la nostra funzione e il nostro ruolo. E invece no. Aggrappati all'amore per il nostro paese, ai nostri valori, alla nostra democrazia, eccoci qua, a testa alta a combattere, per capire appunto però, per cambiare, per salvare l'Italia e difendere l'Europa. Da oggi, per tutti noi, viene la prova più difficile, più importante, ma fatemi dire anche la più bella, che non è la gara tra di noi in chi si insulta o chi urla, ma capire come aprire davvero una fase nuova nei confronti del nostro Paese. E dunque dovremo ributtarci con umiltà e con tutta la passione possibile nella società, portando con noi i nostri valori e le nostre idee, sapendo che anche quando non la pensiamo in modo diverso, abbiamo però il dovere etico e morale di mostrare che le diversità vivono in una comune cultura politica che ci permette di discutere senza distruggere e rispettandoci l'un l'altro. Ha ragione Maurizio, hai ragione. Anche a me molti giornalisti mi domandano cosa pensa lei dei suoi avversari in questo congresso e sempre la mia risposta è stata e sempre lo sarà: nel mio partito non ci saranno mai avversari, ma concorrenti. È importante esserne consapevoli, perché non dobbiamo far finta che in Italia non stia accadendo qualcosa. Ci sono ansie, delusioni, aspettative, solitudini che convivono con i primi segnali di chi vuole reagire. Molti hanno già iniziato, nelle piazze piene di molte città, per rivendicare crescita, sviluppo, lavoro, nelle mobilitazioni per difendere la dignità umana dei sindaci, negli amministratori preoccupati per il futuro delle comunità, serpeggiano nelle università dubbi di tante studentesse e studenti che hanno ripreso ad abbandonare e a fuggire dall'Italia perché non hanno futuro. C'è qualcosa che si muove negli imprenditori, nei commercianti, negli artigiani che vedono calare la fiducia e dietro la fiducia i consumi e cominciano a porsi il problema se si può andare avanti così. C'è qualcosa che sta accadendo. C'è lo straordinario protagonismo delle donne italiane che rivendicano diritti sul lavoro, autodeterminazione, libertà della violenza dagli uomini, opponendosi, diciamolo, al machismo che emerge da politiche sovraniste basate sull'oppressione del più forte. Cresce la percezione dunque che qualcosa non va. Guai, guai allora se ci chiudessimo in un confronto solo tra di noi. Guai se non diventassimo di nuovo il punto di riferimento di chi si attiva ogni giorno per una società più giusta. E guardate che siamo arrivati al limite. Siamo arrivati al limite. Quando si rifiuta di porgere una mano a 40 esseri umani che ti guardano negli occhi vicino alla tua costa e ti chiedono aiuto, non c'entra niente la politica.
Non si tratta di una differenziazione tra linee politiche per affrontare il tema dell'immigrazione o degli scafisti o di altro. Stia zitto il ministro Salvini. Non è questo. Non è in questione il modo migliore per affrontare il tema dell'integrazione. Non è in discussione il tema su come garantire la sicurezza nei nostri quartieri. No, no, si tratta di altro. Si tratta di una regressione antropologica, umana, nel fare politica e nell'esercitare la forza del potere nel governo. Si apre quindi un abisso allarmante, perché si allude a una società che nel suo complesso è fondata sulla prepotenza e sulla violenza. Vedete? Hannah Arendt ci ricorda, parlando delle tragedie del Novecento, come spesso tutto è partito da apparentemente piccole fratture, piccoli gesti, piccoli soprusi, che non hanno trovato, quando si sono manifestate, una reazione immediata. Se mi chiedete a che cosa serve il PD, ecco a che cosa serve il PD. A noi spetta suscitare questa reazione, subito, nel modo più ampio. La storia, dunque, a questo dobbiamo guardare. Ci sta indicando, guardando al futuro, una nuova possibile funzione che avevamo perso. Sta riaprendo uno spazio e a noi il compito di renderlo vivo. Ma capiamoci però. Capiamoci a proposito di chiarezza tra di noi. Il nostro ruolo non è la sola testimonianza di valori nei quali ovviamente crediamo. O urlare nelle nostre sedi che siamo tutti d'accordo con quei valori e poi perdere nel rapporto con la società italiana. La difesa di principi che sembrano essere messi in discussione è ovvio che va fatta, ma sarebbe troppo poco per una grande forza democratica come la nostra. Direi che sarebbe quasi ovvio e banale. È scontato dirlo, è ovvio. E se dobbiamo dirlo, diciamolo. È scontato che io non so dove sarò fra 10 anni, ma so che qualsiasi cosa accada, ovviamente, di fronte all'egoismo, all'intolleranza, al razzismo, noi saremo sempre dall'altra parte. Noi diremo sempre che il lavoro senza diritti è sempre sfruttamento. Noi diremo sempre che di fronte a regimi, tanto per essere chiari, come quelli di Maduro, saremo sempre dall'altra parte, per la democrazia, la libertà, a sostegno dell'Europa. Che di fronte alla violenza delle mafie, noi saremo un'altra cosa. E che di fronte, è ovvio dircelo, al Medioevo proposto dalla legge Pillon, noi, lo giuriamo, solleveremo l'Italia per impedire che quella legge venga approvata. E noi, certo, continueremo a dire, proprio noi, che grazie ai nostri governi abbiamo realizzato il reddito di inclusione, che è molto giusto investire nuove risorse per finanziare la lotta alla povertà. Diremo che è giusto, ma diremo contemporaneamente che cancellare qualsiasi investimento per il lavoro e politiche di sviluppo è un crimine che non faremo passare inosservato, perché trasformerà il reddito di cittadinanza in reddito di sudditanza al potere di un paese sempre più povero, sempre con meno lavoro. Ma vedete, dire questo, e non dividiamoci tra di noi su questo, ma dire questo basta? È sufficiente, è qui il punto, è qui la questione sulla quale dobbiamo muoverci. Il nostro ruolo non può esaurirsi in questo, perché questa funzione la possono svolgere molti. A noi è chiesto altro, a noi, e questo ruolo lo possiamo svolgere solo noi, è il compito di rompere quella tenaglia che sta strangolando l'Italia. Ed è una tenaglia fatta da consenso, fiducia, grandi aspettative nei confronti di questo governo e dall'altra un'incapacità assoluta a soddisfare quelle aspettative. Uno potrebbe dire, beh, bene, aspettiamo che loro falliscano e poi arriveremo noi. No, se non cambiamo, l'Italia non si riguarderà più a noi. Questo è il vero punto politico. No, questo governo, è vero,
È un esperimento ad alto rischio e sta fallendo, con un programma insostenibile, un consenso fondato su illusioni, promesse a breve termine, un insopportabile vizio a nascondere le difficoltà, slogan ed effetti speciali. E il risultato è sotto gli occhi di tutti: la recessione, l'isolamento, il lavoro. Da questo governo, da quando questo governo è in carica, lo diciamolo e diciamolo forte, ci sono ogni giorno 350 occupati in meno e da 7 mesi consecutivi crolla la fiducia nei confronti del mercato e delle imprese. Non c'è uno straccio di idea, una proposta per il rilancio produttivo. E questo è così perché il motore dell'economia è la fiducia e loro che hanno vinto nel nome della speranza stanno uccidendo la fiducia sull'Italia. Questa è la verità che vogliono nascondere. La tenaglia però è fatta di aspettative e di incapacità ed il pericolo è rappresentato dal fatto che quando crescerà questa consapevolezza, se non ci sarà pronta un'altra offerta credibile, una nuova speranza, noi vivremo una fase ugualmente drammatica, la terza fase del populismo. Dopo la raccolta del consenso cavalcando le paure, dopo il governo, la terza fase è già iniziata. Già siamo immersi in questa tragedia, che è la ricerca del capro espiatorio, che saranno questa volta l'Europa e un colpo alle istituzioni repubblicane che abbiamo conosciuto nel dopoguerra. Ecco l'urgenza di essere pronti e la portanza del Partito Democratico. Il tema non è solo la loro incapacità, la grande questione è il recupero di una nostra credibilità, se ci vogliamo dire la verità tra di noi, o vogliamo continuare a nasconderla, che c'è un tema che non va vissuto, Carlo, hai ragione, con settarismo e chiusura, ma con apertura e visione nei confronti degli altri. Come ho detto, le piazze si riempiono, ma se la situazione è più frassagliata e presenta spazi nuovi, noi dobbiamo essere consapevoli che per intercettare nuovi consensi dobbiamo passare dalla propaganda, dall'opposizione che va fatta, e io ringrazio chi la sta facendo anche nel Parlamento, però a una battaglia politica. La propaganda è l'isolamento autoreferenziale e borioso che non sposta i rapporti di forza della società. La politica è capire dove aprire contraddizioni nell'avversario, come allargare il nostro sistema di alleanze, come comprendere le ragioni che hanno allontanato tanti cittadini da noi, come individuare le parole in grado di dare loro un punto di riferimento democratico. Io, e lo dico davanti a tutti e lo dirò per sempre, io mi sono perfino stancato e lo trovo umiliante. Mi sono perfino stancato di dire che non intendo favorire nessuna alleanza o accordo con i 5 Stelle. Li ho sconfitti 2 volte e non governo con loro. Imparassero a sconfiggerli chi mi accusa di questo, non il contrario. Ma ribadisco un altro punto, importante invece. Se l'elettorato della Lega è un blocco unito dall'odio con radici profonde in questo paese e che è un monolite che noi dovremo combattere con tutte le forze, c'è non i vertici ma un elettorato dei 5 Stelle che invece è un coacervo di contraddizione, è anch'esso pericoloso, molto pericoloso, ma è un coacervo di spinte diverse, di tutto e il contrario di tutto, e di tantissime donne, uomini, pensionati e giovani che erano nostri elettori, e noi non possiamo porci il problema di guardare a loro e di riconquistarli. Altro che accordi! Piantiamola con le caricature tra di noi. Io non lo farò mai contro qualcuno che è del mio partito. Non facciamolo tra di noi, perché è come War Games, la fine del gioco è nessun vincitore. Questa è la verità. Ora, dunque, altro che accordi o scioglierci. Noi dobbiamo cambiare passo. Dobbiamo metterci al servizio di questa esigenza democratica. Voltare pagina significa iniziare una stagione nuova, smettendola di continuare a leggere e rileggere solo le pagine del passato. Se dietro una mozione, una posizione politica ci sono storie diverse, pluralismo, ricchezza,
non deve essere un problema. È la nostra natura, perché non siamo ancorati al passato, vogliamo pensare il futuro per questo nostro paese. Voltare pagina significa soprattutto lavoro. Proporre noi alle forze produttive e sociali un nuovo patto per lo sviluppo. Loro governino, noi buttiamoci nella società italiana. In vista della nuova programmazione europea, mettiamo in campo una proposta organica che immagini un futuro credibile di riscatto per l'Italia, di speranza per i giovani, la semplificazione dello Stato, le infrastrutture materiali e immateriali, la lotta alle mafie, il trasferimento tecnologico, gli incentivi alle aziende, con un passo nuovo, proponendo con un grande appuntamento nazionale alle classi dirigenti del Sud un disegno di sviluppo organico, perché l'Italia ha bisogno del Mezzogiorno come ne ha bisogno l'Europa, e poi scuola, università e tutto ciò che conosciamo. Voltare pagina, in secondo luogo, significa rimettersi al servizio di una missione unitaria di tutto il Paese, rivolgendoci, coinvolgendoli di più anche nelle nostre scelte, le forze sociali, culturali, associative, civiche della società, con spirito aperto e inclusivo, senza paura. Io propongo che nei nuovi organismi dirigenti a tutti i livelli, io lo proporrò nella direzione, vengano invitati in forma permanente 10-15 invitati permanenti del mondo dell'associazionismo, del volontariato, dei sindacati, dei soggetti produttivi. Mettiamoli dentro di noi, degli studenti, delle studentesse. Le nostre decisioni saranno più ricche se loro saranno parte nel momento della decisione. Voltare pagina significa non pretendere o ricercare abiure che nessuno cerca, che nessuno chiede alla nostra storia, ma ammettere insieme che insieme ai successi, anche i nostri limiti, ammettere che insieme ai successi ci sono stati errori e che la rottura del nostro rapporto con milioni di italiani, con un riformismo che ci ha aiutato a portare l'Italia della crisi, ma chi l'ha mai nominato, ma chi l'ha mai nascosto? Però questa crisi non è figlia solo di errori di valutazione degli italiani, ma in gran parte è frutto della nostra difficoltà a leggere il dramma profondo che stava distribuendo in milioni di persone, l'aumento delle disuguaglianze sociali. Non è offendere la nostra storia, è esserne coscienti della parte migliore, dei limiti e dei successi. I populismi europei rappresentano un pericolo drammatico per il futuro di tutti, ma è urgente riconoscere le radici dove questi populismi si nutrono, traggono forza, traggono rappresentanza. Se non c'è questo atto di coraggio, noi non ci muoveremo mai dal punto zero di dove siamo rimasti. Ecco perché, per ricominciare, abbiamo scritto prima le persone, o ricerca per un'economia giusta, fondata sulla sostenibilità ambientale e sociale. Perché non serve, e lo dico, non serve un generico spostamento del PD più a sinistra, una manovra tattica, una nuova geometria delle alleanze. No, serve una ricollocazione politica, sociale, ideale, programmatica dei democratici italiani, che guardi al futuro. Mettere al centro il tema della giustizia non è una concezione al passato, è affrontare nel modo giusto anche il tema della sicurezza. È il motivo stesso per cui siamo nati. Oggi prevale lo smisurato, sono smisurate le distanze tra ricchi e poveri, tra le differenze tra quanto si guadagna in una fabbrica. E quindi io penso che la misura rende più armonica la società, sono valori nostri. La giustizia parla del nostro possibile futuro, l'onnipotenza non governata delle politiche nazionaliste o del neoliberismo, lo abbiamo visto, ma negli ultimi 10, 15 anni, 20 anni, ha portato a quello che abbiamo visto, insopportabili sofferenze. E chi se non noi dovrebbe mettere in campo una stagione nuova che ripropone un nuovo equilibrio? Ecco perché io penso non è antico, ma è modernissimo e va incontro alla condizione umana dire che dobbiamo ripartire dal tenace sforzo di accorciare le differenze tra chi ha troppo e chi non ha nulla, tra chi sa e chi non sa, tra chi gestisce il potere e chi è destinato solo a subirlo e quindi odia chi gestisce il potere. Là dobbiamo esserci noi. Per questo noi dobbiamo offrire l'Italia un'altra identità. Fatemi dire, un buon futuro.
Contro l'empatia dell'odio proponiamo un'empatia della giustizia, fondata sulla sostenibilità, che non è un orpello per i convegni, sulla sostenibilità ambientale e sociale, che significa che non dobbiamo limitarci, come fanno i 5 Stelle, ad aiutare chi è rimasto indietro, ma rompere lo schema economico per il quale una grossa fetta della popolazione rimane indietro. Eccola la nostra identità. Per fare questo servono nuove politiche e una nuova Europa. L'Europa è il nostro destino. I sovranisti, i nazionalismi affermano una sconcertante bugia. Senza l'Europa tutto andrebbe per il meglio. Ingannano le persone. E noi sappiamo che è vero esattamente il contrario, l'opposto. Senza Europa nessun paese europeo ha un futuro. Questo nostro governo si è incamminato sulla linea dello scasso, della provocazione. Quasi non fosse un governo di un paese europeo, contribuendo al fatto, di fatto, al tentativo di liquidare l'Unione. Eppure sentiamo che fatichiamo, perché l'Europa è fiaccata nella sua credibilità da tanti errori, da una conduzione moderata della Commissione che ha imposto l'austerità. E allora occorre una svolta. Per difendere l'Europa dobbiamo cambiare l'Europa, anzi dobbiamo rifondarla, come è scritto nel manifesto Siamo Europei che ha promosso Carlo Calenda con un gruppo di imprenditori, di sindaci, di amministratori, e che è uno straordinario contributo alla sfida che abbiamo davanti. Il Partito Democratico dovrà svolgere un ruolo positivo di questo sforzo unitario, non chiuso, non settario, non di chi ha paura. Io mi sono azzardato una volta a dire: il simbolo non è un dogma, ma non l'ho detto perché non amo questo simbolo, ma perché quando ci si incammina verso un percorso non bisogna fare schemini, bisogna fare la sostanza del problema, unire le differenze è la missione. E allora noi ci batteremo per un'unione politica, per un'Europa che riscopra la sua identità sociale, che rilanci il suo protagonismo nella produzione, nel sapere, nella priorità assoluta di creare il lavoro per le sue generazioni. E il nuovo gruppo dirigente del PD avrà una missione importante e decisiva, e chiunque sarà il segretario, tutti collaboreremo perché questo si faccia. Perché vedete, la missione non sarà semplice, caro Carlo. E te lo dico anche qui davanti a tutti: se vuoi la pace, prepara la pace, diceva un bellissimo slogan del Movimento per la Pace. Io dico oggi: se vogliamo l'unità, prepariamo l'unità, che vuol dire ascoltare le differenze, se no ci ritroviamo sempre gli stessi con vestiti diversi. Allargare, rendere protagonisti, rendere partecipi tanti, tanti che vogliono contribuire, a partire da quel manifesto, i federalisti, le forze europeiste, il gruppo di intellettuali che con Cacciari hanno messo in campo dei contributi, il nostro gruppo parlamentare a Bruxelles, che ringrazio per questi anni di immenso lavoro in solitudine, lo dico da ex parlamentare europeo, e che hanno prodotto un contributo alla discussione che neanch'io vedo e vedrò mai come contrapposizione, ma come contributo. E quindi poi bisognerà unirsi, trovare una sintesi e insieme lottare per vincere. E infine, per farlo serve il PD, un nuovo PD. E io sono convinto che possiamo farcela. In tanti in questo momento attendono un segnale, ma lo vediamo tutti i giorni, una speranza. In tanti attendono un colpo che segni l'apertura di una fase nuova. Quando tutto sembrava scritto, quando già facevano gli editoriali, PD è finito, ho finito, quando tutto sembrava scritto o ci si sente soli nel disagio, guardate, dobbiamo guardare a questo animo umano. La persona che ha paura cerca un appiglio, un motivo per riprendere una speranza, per ricominciare, per non arrendersi. Noi là dobbiamo metterci, in questa sintonia. Ecco il senso più profondo di quello che dovrà diventare il 3 marzo 2019. Non la chiusura delle primarie del PD, ma un nuovo punto di partenza per l'Italia democratica. Chiamiamo tutti a votare. L'avvio di un secondo tempo, il tempo di ricostruire una speranza. Una speranza di una comunità. Se non lo facciamo noi, non lo farà nessuno. E vedete, taglio, e perdonatemi, taglio, ma una cosa la voglio dire.
Noi dovremmo mettere in campo, ho letto tutte le mozioni, proposte di riforma che rimettano al centro le persone, le donne, i giovani, il nostro modo di stare nella rete. E questo lo dovremo fare con coraggio e questa volta davvero e in maniera unitaria. E dico che il PD lo ricostruiremo non da soli, ma aprendoci alla società, trasformando il nostro modo di essere, ridando centralità al potere della persona, offrendo nuove opportunità di appartenenza. Apriremo una fase costituente, chiamando tutta l'Italia che vuole sui nostri valori a rifondare questo soggetto della democrazia. Ma non prendiamoci in giro in questi passaggi della storia. Non prendiamoci in giro tra di noi. La vera riforma non sarà mai organizzativa. Quello che dobbiamo cambiare, perché convinti che è questo il punto di maggiore debolezza, quello che dobbiamo cambiare tra di noi è la nostra cultura politica, troppo fondata sul sospetto e troppo poca sul rispetto tra di noi. E allora, riforma del partito è innanzitutto per ciascuno di noi, cominciando dal sottoscritto, e sappiamo tutti nel nostro cuore che il problema è questo: fuggire alla tentazione di costruire identità contro qualcuno. Io dico basta con un partito fondato sugli anti-renziani, gli anti-franceschiniani, gli anti-orlandiani, gli anti-boschiani, con quello che sta accadendo nella nostra democrazia. L'Italia si aspetta che tornino in campo i democratici italiani per cambiare la storia di questo paese. E questa è la verità. E lo sforzo, a cominciare da chi parla, lo dovremo fare tutti, perché a loro, alle persone che hanno bisogno, non gli interessa nulla delle nostre piccolezze. E non è un problema di riforma, è un problema di testa, di cultura politica. E allora muoviamoci. Perché se io mi candido solo per questo, per aiutare a voltare pagina, superare questa fase, proiettarci nel futuro e ritrovare l'entusiasmo per il quale siamo nati. Grazie. Grazie a Nicola Zingaretti.